inizia ufficialmente un fans club molto speciale in questo mercoledì pomeriggio e diamo ufficialmente il benvenuto, anche se soltanto in video diretta, al nostro J-Ax. Ciao zio! Eccolo! Ciao ragazzi! Mitico, ciao, come stai? Bene, bene, dai, ci siamo quasi, fra un po' potrò venire finalmente a trovarvi. Sì, sarebbe ora, sarebbe ora, anche perché anche l'ultima volta che ci siamo sentiti era sempre un video collegamento, non ne possiamo più, vogliamo averti qui in studio presto, speriamo che possa accadere presto. Ma guarda, anch'io, dai, ci siamo quasi ragazzi, ci siamo, dai. Intanto pochi giorni fa è uscito Salsa con un nuovo singolo con tanta voglia di divertirsi, voglia di cose semplici. Le cose di cui hai più voglia in questo momento? Beh, suonare, su tutto suonare dal vivo e poi le cose che dico nella canzone, cioè andare in giro e far casino e dare fastidio alla gente che tenta di divertirsi con classe. Hai definito questo brano tra l'altro esagerato e zarro, anzi ha fatto a detto di più J-Ax, è il più zarro di sempre, giusto? Eh sì, non è facile, detto da uno che ha fatto Ostia Lido, non è facile battersi e alzare l'asticella della zarritudine. Per me zarro è sempre stato un complimento, perché credo che la qualità zarra, quando è vera, sia qualcosa che impreziosisce sempre tutto, film, musica, fumetti. E quindi mi sono impegnato molto e ringrazio anche Jack LaFuria per avermi dato una mano, perché anche lui è un altro Umberto Eco della zarritudine, ecco, quindi mi ha aiutato a ottenere quello che volevo. Ci sono tre doti fondamentali per poter entrare a pieno titolo nel mega club degli zarri. Dai, che vogliamo entrare anche noi. Eh sì. Beh, tre doti fondamentali. La prima è sicuramente la canottiera. Okay, la canottiera, quella... con una macchietta di sugo, di salsa. Insomma, non griffata. La seconda cosa, il tagadà, essere bravo sul tagadà, okay, che è una giostra molto pericolosa che è difficile da trovare, però. E poi motorino o moto che fanno saltare i vetri delle case quando passi vicino tramite il rumore della marmitta. Marmitta aperta, insomma, sempre. Mi ha già tagliato fuori, almeno con la maglietta, credo, la canottiera e col tagadà. Con la moto, insomma, potrei cercare di rientrare anch'io, insomma, in questo club. Senti, la Superlega Zarra, possiamo dire, insomma, che c'è tutto, perché la canzone l'hai scritta e la canti, proprio come hai detto tu stesso con Jack LaFuria, e poi ci sono anche Takagi e Ketra. Come è nato tutto questo team, questa bella famiglia? Beh, in realtà Takagi e Ketra ogni anno insomma ci lavoro con loro. Io con Takagi, da quando si chiamava THG, dei Gemelli Diversi, ci lavoro dal tipo il 1994, una roba del genere. Ketra l'ho conosciuto quando hanno fatto il primo album dei Bundabash, quindi prima che diventassero Takagi e Ketra già collaboravamo. Quindi loro ogni anno, e soprattutto in questi ultimi due anni, nel momento dove io mi deprimevo per questa cosa del Covid, mi mandavano pezzi allegri anche per tirarmi sul morale, e ce l'hanno fatta tutte e due le volte, con una voglia assurda, che pur essendo un pezzo che parlava di Covid è diventato un disco di platino, e poi adesso con Salsa, che però ho voluto prendere come un divertimento assoluto. Come andrà mi interessa relativamente, insomma, ho voluto proprio divertirmi insieme a degli amici e fare la zarrata. Tra l'altro domani esce il video e vedrete che tocco di classe è anche quel video. Senti, su Instagram hai pubblicato un video dove apparite insieme ai mitici mariachi, appariranno anche nel videoclip ufficiale. Oh, comunque io ti dico, noi siamo pronti per vederlo, siamo pronti a tutto. Prontissimi. No, ti dico che oltre che appariranno nel video ufficiale, io non farò promozione se non con loro. Quindi quando andrò a cantare Salsa in giro mi porterò anche loro. C'è già qualcosa che ci puoi dire tipo sulla location, oppure non spoileriamo nulla dove avete girato il video ovviamente, oppure aspettiamo domani? Ma guarda, è stato girato a Milano, però sì, ti posso dire le location. Una è in una grande villa, in un golf club, e poi al Luna Park Idroscalo, che c'è all'Idroscalo a Milano. Ok. Oh, pochi giorni fa, cambiando argomento, pochi giorni prima della pubblicazione di Salsa, hai pubblicato solo sui tuoi canali social e in streaming un'altra canzone, Voglio la mamma, con la quale hai voluto raccontare la tua dolorosa esperienza con il Covid, e ci hai fatti piangere, te lo assicuro. Però hai preferito non fare uscire la canzone come singolo, come mai?
perché non volevo che la percezione poi della massa, anche dei veri, tu la conosci, ti ringrazio perché vuol dire che mi segui da vicino, no? Poi c'è anche quelli che sanno chi sono, un po' per la televisione, un po' perché faccio queste canzoni che ogni tanto diventano, tra virgolette, nazional popolari, no? E non volevo che questa massa di persone che non mi segue da vicino pensasse che il Covid mi avesse reso un sottone, un tristone, perché in un certo senso così fai vincere il Covid. Allora ho detto, il primo singolo che devo proporre a tutta Italia deve essere una zarrata per far capire che questa cosa non mi ha battuto, anzi che sono riuscito a conservare lo stesso spirito e il patto che ho fatto con me stesso ventenne. Cioè, tu ogni tanto quando torni in studio ti metti le cuffie, devi ritornare quell'idiota di 22 anni che eri negli anni 90, e penso in questo pezzo di aver dato una certificazione di idiozia abbastanza notevole. Senti, anche tu purtroppo, come tantissimi altri artisti, hai dovuto rinunciare ai concerti, insomma c'era quello previsto il 20 giugno da Sago, immagino che anche tu non vedi l'ora di tornare su un palco, divertirti, far divertire naturalmente il tuo pubblico. Fra le altre cose, credo che tu hai scelto di restituire, credo, i soldi del biglietto del concerto mancato, è vero? È stata una scelta tua ben precisa questa, vero? Sì, è stata totalmente una scelta mia. Ringrazio Vivo Concerti, comunque la mia agenzia, che mi ha permesso di farla, perché guarda, è una scelta di coscienza che io ho fatto anche senza pensare né alle conseguenze né a quello che avrebbero detto gli altri di me. Non l'ho fatta sicuramente per screditare chi non lo fa, insomma, perché ogni artista è in una situazione diversa. Io per fortuna sono uno che per sua indole non prende gli anticipi, perché non mi piace prendere anticipi, quindi i soldi erano tutti lì in cassa, non erano stati spesi né per pagare l'artista né per pagare la produzione, e quindi ero nella situazione di poterli restituire. E proprio facendomi un esame di coscienza ho detto: allora, sindacalmente, per dare una mano a tutti, lo rimando un paio di volte, se però alla terza volta non lo rimando più, restituisco i soldi. L'avevo detto fin dall'inizio a chi lavora con me e mi hanno detto ok, e quindi l'ho fatto. C'è anche da dire però che alcuni tour, no, erano già partite le produzioni, quindi non è che i soldi del biglietto si sono spesi gli artisti per comprarsi la villa, li avevano già investiti, che ne so, nel fare la grafica 3D che poi andava messa sul palco, nel fare la produzione. Quindi alcuni di questi concerti ha senso continuare a rimandarli, perché i soldi per quel concerto erano già stati spesi per produrlo. Io, non essendo in quel caso, ho detto posso permettermelo e li restituisco. Però non è che tutti possono fare così. C'è anche chi potrebbe e non vuole, questo non dico. Però non va distinto il caso da situazione a situazione. Beh, intanto questa è stata una tua scelta che noi approviamo. Nel frattempo, mentre si riprogramma un tour che sicuramente arriverà e sarà spaziale, noi, lo sai che durante l'estate facciamo sempre dei concerti, organizziamo sempre qualcosa, quindi sentiti proprio ufficialmente invitato sul palco del Radio Bruno Estate, quando sarà il momento. Oh, voi lo sapete che, anzi, per me a questo punto mancare sarebbe una cosa che nella mia testa dico mi porta sfortuna, perché ci sono stati tutti gli ultimi anni e sono sempre stati delle estati fortunate, quindi voglio esserci. E poi comunque non vi preoccupate, perché appena il governo mi darà via libera io farò anche le crisi, i miei matrimoni, i battesimi, ovunque mi chiameranno io ci sarò. Grande, grande zio come sempre. Allora, prima di ascoltare la canzone, intanto vogliamo anche chiederti, visto che ti vediamo insomma nel tuo studio, se stai anche lavorando ad altro oltre a Salsa, che è la canzone che appunto sentiamo tra poco. Qualche spoiler. Vabbè, dare gli spoiler non è mai bello, però ragazzi, l'avete dedotto voi, sono qua nel mio studio, cosa volete che stia facendo? Certo che c'è qualcosa in arrivo. Beh, noi continuiamo a seguirci e magari distribuirai anche qualche indizio, come hai fatto prima dell'uscita di Salsa sui tuoi social. Esatto, più domani alle 2 esce il video, l'ho già detto prima, così quando voi, che avete sia la radio che la televisione, lo passate, non dovete mettere la versione con il testo scritto con Microsoft Paint fatto dalla casa discografica. Va bene, vedremo qualcosa di un po' più sostanzioso allora. Senti, un bacio. Non vi preoccupate,
lo dico a te specialmente, zio, già ti piacerà dal primo frame e domani capirai perché dico il primo frame. Guarda, mi ha messo una curiosità adesso che domani sono lì subito, a parte che noi lo riceveremo. Aspetta, no, mi stanno facendo dei segni dalla regia, ma l'avete già ricevuto voi, regia? Io forse ho capito, lato A o lato B? Lato B. Benissimo, okay, a posto, perfetto. Va bene. Ci salutiamo così, con un bacio naturalmente anche a Nicolas e alla mamma. Grazie per essere stato con noi, carissimo J-Ax, e poi speriamo di vederti quest'estate. Grazie a Radio Bruno, sempre mitici. A te, ciao. J-Ax, Jack La Furia su Radio Bruno, e questa è Salsa.